Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Signore e signori, buongiorno o buonasera, dipende dal fuso orario in cui vi trovate e dipende dall'ascolto che state facendo. Con noi abbiamo un grande della musica italiana, accompagnato dal suo discografico, grande a sua volta. Signore e signori, Tony Pagliuca e Vannuccio Zanella. Buongiorno. Eccoli qua, eccoli qua. Come va prima di tutto? Chi è sto Tony Pagliuca? Tu! Allora, se vuoi leggiamo le biografie intere che ti sono state dedicate. Ah, ma va bene, Stiamo qua un pezzettino, Sì. Ma senti un po', ti faccio una domanda che non avevo previsto a proposito della nostra sigla. Ma Sì. cosa ti ispirano i treni? I treni? Ah, tutto. Per me è il mezzo più bello, è la meccanica più indovinata che ci sia per me, è proprio il treno, più dell'aereo, più delle navi. Il treno per me è il mezzo ideale che vorrei usare sempre. Per i miei spostamenti, perché è comodo, è elettrico e si può conversare con gli altri, si può stare da soli e si vede sempre la terra, il mare, si vede un po' tutto. E poi il treno mi ricorda tutti i viaggi che ho fatto nella mia vita, che sono tanti e anche alcuni dolorosi, ma alcuni o quasi tutti viaggi di speranza, per cui associo il treno al viaggio verso la nuova condizione, verso il nuovo stato a cui noi aspiriamo ad essere, verso la nuova terra, ecco. Per cui il treno top. Top. Per te, Vannuccio? No, anche per me devo comunque, come posso dire, associarmi all'idea di Tony. Anch'io i treni li ho usati tantissimo e quando posso li uso anche tuttora. È ovvio che non possiamo raggiungere tutti i posti nella velocità in cui vorremmo, e allora in quel caso andremo da un'altra parte. Ma sai, mi piace anche a me perché comunque è un metodo tutto sommato sicuro e anche socializzante. Ci permette appunto di avere uno spaccato di umanità che magari va avanti e indietro per il corridoio e anche magari ci fa fare qualche sorriso perché qualche personaggio bizzarro in treno si incontra Si sempre. incontra, Non sì. c'è modo, si incontra sempre. Per cui insomma è divertente, ecco, è divertente. E Mi questo posto di. permette di dormire, cosa che non faccio mai in aereo. Ok. È un po' dura, in aereo è più difficile dormire, quello sicuro. C'è chi ci riesce, io no. Allora, domanda per tutti e due. Il viaggio di Rosa Mistica, com'è stato? Com'è veramente? Com'è? La parte principale in questo caso la racconta Tony, eh. Io arrivo da ultimo, per cui intanto sentiamo Tony cosa dice. Vuoi avere la ribattere? È più comodo, caro discografico. Avrei preferito che tu partissi. Comunque, Se vuoi ci proviamo, Tony, se vuoi ci proviamo, partiamo, facciamo un viaggio a ritroso. facciamo al contrario, dai. Allora, è uscito in novembre del 2021. È un disco che abbiamo studiato, devo essere onesto, l'abbiamo studiato, ma nella forma che a me piace di più, cioè facendolo
facendo collaborare tutte le persone che in questo modo possono dare il meglio di sé. Io ovviamente parlo della parte realizzativa del discorso. Quando in estate, in luglio anzi del 2021, siamo andati a trovare Tony che voleva proporci delle cose, e io invece mi sono buttato a capofitto su questa idea di cui si aveva già qualche accenno precedente. La cosa bella è che è stato un accumularsi di possibilità dato dalle persone che in qualche maniera si sono viste coinvolte nel progetto e che sinceramente hanno dato davvero il meglio di sé, che è anche la maniera che con cui ho sempre preferito lavorare, avere queste persone attorno che fossero creative. Perché? Perché resto sempre dell'idea che per fare un buon lavoro ci vuole innanzitutto tanto entusiasmo. E devo dire, dal mio punto di vista, Rosa Mistica me l'ha dato. E me l'ha dato anche, come posso dire, l'interesse e le capacità che poi ci hanno messo le altre persone nel realizzarlo. Stiamo parlando di realizzare quello che, ve lo faccio vedere, ce l'ho qua, di realizzare questa cosa così particolare. Come sia stato fatto tutto il resto, adesso ce lo spiega Tony. L'antefatto ce lo spiega Tony. Va bene, volentieri, parliamo di viaggio, no? Facendo un parallelo con il treno, che ho visto che c'è una differenza tra me e Vannuccio sul fatto di dire col treno non vai dappertutto, no? Hai detto questo? Sì, esatto. No, corretto. Non si va dappertutto nei tempi in cui vorremmo. Ah, perché pensavo al fatto che non ti accontentavi dell'Europa, perché col treno vai fino, se fai la transiberiana, vai fino al Giappone, quasi di fronte al Giappone, lo vedi quasi, no? Vai fino a Hong Kong, poi nel Vietnam, no? Sì, sì. Ma la Kamchatka ci arriviamo. Arrivi fino là e non ti accontenti dal Portogallo, no? Dico, no. Il treno, bisogna accontentarsi del viaggio, e pensavo il fatto che non andava verso il mare, non attraversa l'oceano. E mi è venuto così in mente una cosa strana, che Cristoforo Colombo e Magellano e compagni non si sono accontentati, hanno voluto farci conoscere l'altro mondo, no? E oggigiorno mi viene in mente una cavolata, la dico così, ma non so, ma avevamo proprio bisogno dei pomodori? Non so. Come avremmo fatto senza pizza? Come senza pomodori, come facevamo a vivere? Vabbè, comunque, io dico questo. Rosa Mistica è un viaggio etereo, cioè il trasporto è invisibile e ci porta, per usare un termine molto ecclesiastico, pellegrinaggio, no? Pellegrinaggio è una ricerca spirituale. Uno parte che vuol scoprire attraverso la preghiera e alla musica, si confronta con questa proposta che nel campo discografico, oserei dire nuova, se permette il discografico, è vero? Ma direi proprio di sì. L'ascoltatore lo permette comunque, ecco, l'ascoltatore sì. Ecco, perché sono state fatte tantissime musiche cosiddette sacre, ne abbiamo discografie molto nutrite, però questa esula da tutte le altre perché ha la caratteristica particolare innanzitutto di musicare una preghiera che si ripete e con un testo che si ripete più volte, per cui rappresenta tecnicamente quasi una scommessa, io l'ho chiamata come la quadratura del cerchio, nel senso che la
differenza e la difficoltà dalle altre è che come si fa a musicare, arrangiare 50 testi uguali senza, con la velleità di non annoiare. Questa è stata la scommessa. Alcuni, coloro che l'hanno sentita, è chiaramente, se si aspettano una musica, diciamo, tradizionale, è meglio che non si metta ad ascoltarla. Però se si aspetta qualcosa di nuovo e anche di curiosamente così interessante, che va nel mondo dello spirituale, penso che questa sia una buona occasione per ascoltarlo almeno una volta, però con lo spirito giusto, con un atteggiamento diverso da come si ascolta la musica, diciamo, di evasione. È un altro tipo di evasione questo. È un distaccarsi dal mondo e chiudere gli occhi e lasciarsi per un momento, per 33 minuti e 33 secondi, lasciarsi trasportare dall'etereo, dall'invisibile e da quello che il sentimento dell'ascolto, che attraverso l'ascolto ti dà. È un abbandonarsi, e il resto lo lascio all'ascoltatore. Posso farti una domanda? Mi viene spontanea un po' dal mio background di 30 anni fa. Certo. Feci una tesi di laurea sui laudari. E sui laudari, sui libri di laude. Ah. E ti è mai venuto voglia di frequentarli? Perché ci sono anche quelli in latino, sicuramente, ma è un mondo particolare. Certo, io non so se sia una vera e propria laude, però quella di San Francesco, sorella Luna, fratello Luna. Ecco, ho musicato nell'ultimo album, cioè il penultimo, che ho collaborato al disco del Papa Bergoglio, c'è una laude di San Francesco che ho musicato su testo in spagnolo. La puoi trovare in rete anche, si chiama Cuidar il pianeta. È una laude alla natura che è stata fatta a proposito dell'anno dell'ecologia, in riferimento alla difesa del verde dell'Amazzonia. Quella lì è una laude, però ritengo che sia molto vicina alla preghiera che in latino che abbiamo fatto noi, ecco. È sempre una cosa che è rivolta all'amore, diciamo, cosmico, no? L'amore conosciamo noi fra uomini e donne, o un amore così, fra fratellanza, è un amore totale che comprende tutto il cosmo, la natura e tutto il resto. Faccio una domanda a tutte e due, e poi c'è un perché la faccio anche al discografico. E nei tuoi lavori, Tony, e nei lavori che vedi, Vannuccio, conta di più? Quanto conta l'ispirazione e quanto poi il lavoro in studio? Ecco, esatto. Chi comincia? No, comincia tu. No. Allora, sì, no, comincio io. Allora, per quanto mi riguarda, quindi io di solito arrivo come parte, si diceva, realizzativa, come discografico, di solito arrivo che mi viene fatta una proposta. Allora, una delle cose che io ho sempre apprezzato di più è stata l'originalità della proposta, quindi sicuramente l'ispirazione nuova, l'ispirazione diversa, perché ormai sono 40 anni di musica e ne ho sentita tanta, per cui di sentire la stessa cosa rivista e corretta, no, basta. Abbiamo bisogno, ma penso sia naturale, aver sempre bisogno degli stimoli nuovi. La musica riesce a darceli ancora, fortunatamente.
Per cui sicuramente la parte ispirativa ha una grossa importanza dal mio punto di vista per l'originalità della cosa. Dopodiché, anche però ha bisogno, ecco, non tanto dello studio di registrazione, io lo frequento molto poco come discografico, però ha bisogno di essere raffinata in qualche modo. Voglio dire, qualsiasi opera d'arte è difficile che nasca perfetta al momento, anche tecnicamente. Se tu vuoi fare una statua di bronzo o anche di marmo, deve esserci un certo tipo di tecnica che la lavora, che la raffina, ma anche un quadro, voglio dire. Sì. Siamo abituati all'astrattismo, ma insomma, vedere un beato angelico è una cosa diversa. Cosa vuol dire? Vuol dire che io ho bisogno, c'è bisogno comunque di imparare un certo tipo di tecnica e di usarla, una certa tecnica, perché tu devi raggiungere uno scopo, devi dare una forma la migliore possibile all'ispirazione che hai avuto prima. Per cui è una, come posso dire, una commistione fra ideazione e realizzazione del lavoro. Mi rifai la domanda? Conta di più l'ispirazione? Perché, no, oh. Sì, no, ecco, ho capito bene. Allora te lo dico, invece te trapari un po', te trapari un po', visto che io di mestiere faccio il prof di latino, conta di più l'ispirazione o il labor lime? O il labor lime, il lavoro di limatura, quello che si fa. Ma no, ho capito bene prima, pensavo che Vannuccio avesse tergiversato, perché ha portato il discorso, la risposta, tanto sulla parte sua, no, da discografico, come per dire, voi artisti fate le cosette, noi però le cosette le facciamo diventare importanti. No, cerchiamo di darle un aspetto corretto. Io ti do per buona questa, perché in questo lavoro è stato importante soprattutto l'apporto del nostro Daniele Principato, che è il ragazzo musicista soprattutto, che ha fatto il missaggio ed è stato bravo, perché ha capito esattamente quello che volevo io. Cioè, e certamente è stato un suggerimento di Vannuccio, perché io precedentemente a questo lavoro avevo già fatto altre due versioni, una gospel e una classica sinfonica. Sono diverse interpretazioni, però tutta questa certamente è quella, diciamo, che può piacere di più alla massa, al pubblico, mentre quella orchestrale con l'orchestra sinfonica io penso che sia parte un po' più difficile anche per me realizzarla bene, perché viene a costare tantissimo, però siamo addirittura d'arrivo nel farne una versione molto minimalista, con pochi strumenti, che porteremo adesso il prossimo mese a Verona, con pochi strumenti e con una voce sola. Proveremo a proporla così, ecco. Scusate. Poi, per quanto riguarda l'ispirazione, devo dire che questo lavoro è stato soprattutto ispirato è stato un lavoro a quattro mani, perché conoscevo il maestro Vittore Ussardi e con lui abbiamo fatto questo lavoro. Lui ha fatto la melodia e io l'orchestrazione e l'arrangiamento. Poi il resto è stato detto. Quello che viene dopo l'ispirazione è importantissimo. Perché è importante? Perché se è fatto male,
rovina anche la qualità dell'ispirazione. Sì, sì. Finisco dicendo che dopo magari Tony parlerà meglio anche della scelta dei cantanti, eccetera. Secondo me che è stata importantissima indovinare le voci in un lavoro del genere, ovviamente degli strumentisti. Io aggiungo da parte mia che poi c'è stato un gran lavoro da parte di Ion Benedia, che ha fatto una grafica, secondo me, che ha messo in risalto moltissimo questo lavoro. Qualche suggerimento dato da un bravo amico che è Massimiliano Congia, e anche da Antonino Destra, che poi è lui che effettivamente sta cercando di portare il disco in giro per il mondo. Per cui voglio dire, ecco, la filiera è stata molto ampia, è stata molto, 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 molto variegata, e credo abbia funzionato molto bene. Se voglio aggiungere, io non so, mi permetto, se lei consente, guarda, che anche la grafica è stata molto, diciamo, lavorata, soprattutto anche da questa pittrice che vedete, questo qua, che l'abbiamo messa, la Beatrice, che l'abbiamo messa, questo è, non so se si vede bene. Si vede benissimo, anzi, ecco. Mettiamola in primo piano un attimo. Ecco. Cignetti, vediamo se riesco, ecco. Eccolo qua, in primo piano. Ecco, questo è un disegno a matita di Beatrice Cignetti. Un nome difficile, Cignetti. Bravissima, è a matita, e abbiamo messo dentro due opere, se non sbaglio, vero? Tre. Aspetta, le mettiamo in primo piano. Sì, tre una. Opere, sì. Aspetta, due, esatto. E tre. Questa poi, questa corona di spine è un capolavoro. Sono orgoglioso di aver messo dentro il disco una cosa che è molto, ma molto difficile e rara, perché è un modo di dipingere che, diciamo, a matita, cioè lei al posto del pennello usa la semplice matita. E riesce a fare capolavoro. Addirittura delle cose che vanno oltre il colore, bisogna dire. Perciò ci vuole ispirazione, ci vuole poi il suono giusto, e anche il giusto discografico e il giusto grafico. Sì, e adesso ci vuole anche Luca Valerio che ci che faccio una domanda. Da sponsor. Sì, no, volentieri. Sapete, allora, mi viene da farlo più, quasi più in veste di professore di latino che in veste di conduttore. Hai studiato il latino e anche il greco. Sì, anche il greco. Bisogna riscoprirlo il latino, Tony. Ma io non è che non l'ho mai studiato, questo è il problema. Il problema è che a scuola mia l'unica lingua era l'italiano e il francese. Per cui ai tempi miei. Io anche avrei in parte preferito. Miei. Io l'ho scritto nel libro, a proposito, facciamo una parentesi, sì, nel libro che deve uscire fra poco, in questi giorni, ho scritto proprio che avevo chiesto a mio padre di fare il liceo, ma a quel tempo il liceo non si poteva fare liberamente, bisognava, cioè alle medie, dopo la quinta elementare, bisognava fare un esame per entrare alle scuole medie. E mio papà aveva preferito che io facessi le scuole industriali, per fare poi diventare perito chimico, oppure non so, laurearmi in biochimica, però io avrei preferito fare le medie per arrivare poi a studiare il greco, che mi piaceva molto. Ecco perché ho messo la Tony con la Y, non perché ci sono gli americani, perché non sapevo che la Y era greca, che non era degli Stati Uniti, capito? È stata un'ingenuità,
è un ingegno, ma veramente sì, 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 sì. Lì, vedi l'ignoranza, no? L'ignoranza al quadrato, no? Se no mi sarei chiamato Antonio Pagliuca. Ma veramente te lo dico, proprio perché il greco fa parte della nostra radice, della lingua italiana, no? Certo. Sì, spesso sì. Vero? Sì, sì. Direi i latini hanno recuperato gran parte del greco per poi utilizzarlo loro, insomma, sicuramente. Senti un po', lo diceva in parte Vannuccio prima, perché va onore al letto. Che tipo di voce hai scelto? Ma guarda, io caso fortuito, perché qui a Mestre non è Milano, non è Roma, ci sono tanti artisti, però non è una grande città dove si fa presto a trovare i professionisti, per cui ho trovato praticamente due studenti, sono studenti di musica e di canto, tutti e due andavano a scuola di canto e vanno, penso anche tuttora, appassionati, ma anche amici trovati qua vicino, per cui Elisabetta Montino e Andrea Saccomà abitano vicino a casa mia, per cui è stato coincidenza. Insomma, così. Poi ho messo anche dentro il coretto anche mio figlio Alberto, che è musicista anche lui, per cui è quello che suona l'ukulele. Che scelta diversa dalla tua. In che senso dici? Che sei un tastierista. Beh, insomma, le tastiere le ho suonate io, però no, Alberto suona anche la chitarra, il basso e anche il pianoforte, canta, cioè è un pluristrumentista. Mentre l'altro mio figlio è batterista. Batte, dalla mattina alla sera batte. Picchia forte. Senti, volevo chiederti un paio di domande, in parte sulla tua carriera, in parte sul futuro, perché il futuro mi attira di più del passato sempre. La prima, tu sei stato componente di una band gloriosa, Le Orme. Qual è la differenza di spirito fra suonare soli e suonare in band? E ammesso che nella tua musica da solitario non ci sia invece sempre l'eco della band. L'eco del? Band, l'eco della band. Ah, della band. C'è una differenza enorme, perché io penso che suonare insieme è bellissimo, perché c'è una partecipazione che unisce tutte le forze in gioco, per cui l'effetto è moltiplicato per il numero di persone che partecipano. Perché che se sia in due o in cento, se tutti partecipano alla stessa maniera, è proprio è un'operazione matematica. Più siamo e più forte è la musica, più forte non solo in volume, ma in energia che viene messa in gioco. Mentre suonare da soli, cantare da soli o comporre da soli, ha un'altra, rovescio della medaglia, si dice, un'altra, bisogna vederla da un altro punto di vista. Ha un vantaggio che l'essere scopre proprio i propri limiti ed è stimolato a diventare, diciamo, più esperto. Si cimenta con una realtà solo e deve fare di più. E tra le due differenze della mia esperienza della vita, chiaro che con Le Orme
pur essendo solo tre, siamo riusciti a fare per 100, perché con gli strumenti che avevamo a disposizione, io avevo a disposizione tante tastiere, e poi un bravo batterista e anche Aldo, che bassista, che oltre che suonare il basso cantava contemporaneamente, che è una cosa molto difficile. E devo dire che quel trio lì era molto completo. Certamente poi quando mi sono trovato da solo, e senza la voce, perché per me il problema era il fatto di non avere la voce. Eccoci. Perché la voce è colpa mia, perché stavo spiegando che da soli è più difficile. Se ci fosse stato qualcuno vicino, magari mi avrebbe detto: stai attento, attacca l'alimentatore del computer, perché la batteria era sta scarica. Mm-hmm. E allora, hai capito? Da soli. Abbiamo bisogno di un mistero tecnico. Sì, questa viene bene. No, ma è veramente drammatico il discorso di essere da soli. Proprio è una disgrazia, perché da soli non si va da nessuna parte, perché mm-hmm. c'è bisogno anche delle piccole cose, come potrebbe essere stata questa cosa qui, no? Stai attento che il cavo, cioè la batteria si sta scaricando, attacca all'alimentazione. Ma anche quando facevo i concerti da solo di pianoforte, ma essere da soli veramente è una cosa che non auguro a nessuno, perché non c'è la solitudine della vita, si aggiunge alla solitudine dell'esistere, si aggiunge la solitudine del musicista, cioè si sente il professionista solo. In quel momento è una solitudine drammatica, perché non ha nessun salvagente. Non c'è uno che vicino gli dice: guarda, fai questo pezzo prima, attento alla luce, guarda, ti registro, magari ti dà qualche consiglio, non dico sulla scaletta solo, ma su come vestirti, su come comportarti, cioè che ti dà un po' di tranquillità, no? Che ti faccia sentire a casa propria. Questo nel lavoro nostro è proprio indispensabile, non si può essere soli. È sicuramente rassicurante, no? Sicuramente, insomma, da un'altra marcia, un altro tipo, anche proprio di tranquillità nell'operatività delle cose, sicuro. Senti, tu sei stato un alfiere della musica prog. Qual è il futuro della musica prog in Italia? Ma io l'ho detto tante volte questo. Per me la musica prog deve mettersi nel binario della musica acustica, cioè deve abbandonare gran parte della musica elettronica. Cioè io penso che non si possa più fare oggi la musica prog con gli strumenti che si usavano negli anni 70. Non è giustificato, perché uno ha Lemon, si mette a suonare una canzone che c'è Lemon e diventa prog. Non è lo strumento che fa il prog. L'idea del prog era un'idea, era un progetto di essere sempre in progressione, nel senso di cercare la ricerca, no? di non ripetersi, di fare sempre un passo verso il futuro, di sperimentare sempre qualcosa. E oggi l'elettronica è andata da un'altra parte. L'elettronica è tecnologia, è tutto quello che adesso vediamo nel suono è andato oltre, non ci può più aiutare l'elettronica con la tastiera ultimo grido. Io vedo lo sviluppo dell'elettronica nella registrazione della musica naturale, cioè della musica acustica, cioè del violino, della chitarra, della batteria, quello che vuoi, però deve svilupparsi
nella registrazione, cioè quanto migliore sarà l'attrezzatura che registrerà bene un violino o anche un mandolino, e migliore sarà il risultato del suono e della musica futura, perché l'orchestra, l'intera orchestra, con tutti gli strumenti che ha, può sopperire al computer più grande che possa esistere nel mondo, perché con l'orchestra, se ben registrata, con dei bravi musicisti, si possono ottenere tutti i suoni che vogliamo. Ultima domanda. Quali sono i vostri, insieme o separati, progetti futuri? I vostri? Come... Progetti futuri. Vostri come... Io con la mia famiglia o con la famiglia di Manuzio? No. Specifichiamo. Quelli musicali. Ah, quelli musicali. Sì. Beh, innanzitutto, come ti ho detto, vorrei portare in teatro lo spettacolo di Rosa Mistica, che è uno spettacolo particolare con musiche sacre e non sacre. Sconsacrate, vogliamo dire, non lo so. Troveremo un modo per definirle. Prima di tutto questo, perché c'è bisogno del contatto del pubblico, perché è da tanto che non si suona dal vivo, che con la gente bisogna capire cosa... Come mai è buio? Ancora buio? Ah no. Mi vedete? Sì, sì. Adesso io che lo vedo, è il mio schermo. Dico, c'è bisogno del contatto del pubblico, perché se perdiamo questo... non riusciamo più a capire dove siamo. E poi ci sarebbe anche senz'altro un disco che stiamo scrivendo io con la cantante e il bassista chitarrista. Stiamo pensando di fare, può essere anche un disco live, insomma, o misto, nel senso che alcune canzoni potrebbero... L'ideale sarebbe fare un live, ecco, mi piacerebbe, ma è molto difficile con gli strumenti, però questo. Poi ce ne sono altri progetti, ne ho 3-4, ma andiamo avanti fino alle 5 a parlare. Ci sono tanti progetti, avrei anche un musical che è Il nome della madre, che è ancora nel cassetto, che ho già fatto tre rappresentazioni, e che sul testo di Harry De Lucca ho scritto un musical semplicissimo con delle belle parole, sì, insomma, carino. Poi altre cose, dai, non annoiamo. Bannuccio. Beh, io invece cosa posso dire? C'è sempre, a parte le organizzazioni delle cose per i diversi artisti, ci sono varie uscite che prossimamente, insomma, presenteremo in qualche modo, come sempre, come l'etichetta ormai si è fatta uno suo stile, e si passerà da proporre degli artisti già affermati. Posso anche dirvi qualche nome, perché tanto comunque i contratti sono firmati, per cui sono a posto. E ci sarà Alberto Simon Luca Favata, non so se vi ricordate l'enorme Maria degli anni 70, e comunque lui ovviamente famoso per tante altre cose, che ha scritto per altre persone, per altri grandi artisti. Ci sarà un inedito di Arturo Stalteri che faremo uscire, un inedito tra l'altro degli anni 80, quindi una cosa molto storica, molto particolare. Ci sono gruppi che si affacciano per la seconda volta, in questo caso usciremo col Sogno di Rubik, che vede anche un intervento di un altro grande nome del progressivo, che è Richard Sinclair, non so se vi ricordate, bassista dei Caravan, degli Hatfield, sì, eccetera. Ci sono
tante cose che in qualche maniera stiamo elaborando e mano a mano e soprattutto perché ci vuole tempo, però ci vuole tempo, ci vuole soprattutto la necessaria tranquillità per farle. Non si possono, come posso dire, buttare tutte nel mucchio, si fa un lavoro alla volta perché giustamente deve essere seguito nella maniera migliore. Annuncio, scusa, dimmi. Scusa Luca, ti ho mandato un messaggio. Ti ho mandato un messaggino a Vannuccio. Sì. No, a Vannuccio. Vannuccio. Possiamo continuare, sì. Sì. No. Sì, possiamo, no, perché mi dicono dalla regia, Luca. Sì. Luca. Sì. Dalla regia mia mi dicono che non vado a prendere la bambina io, ma mia moglie. Per cui se hai un'altra domanda. Ancora un'altra domanda ce l'ho. Se c'hai la domanda di riserva. No, non è di riserva. Secondo da uno che ha visto di tutti i colori, qual è lo stato della musica leggera in Italia? No, le ho viste di tutti i colori. Vuoi dirmi che adesso ne vedrò di tutti i colori? Non lo so, io spero che tu possa vedere delle cose nuove, quello è sicuro. Ma dico che di quello che si prospetta, io spero di vedere qualcosa di diverso, da tanto diverso, ma non solo nella musica. Questa cosa qui è una cosa generale. Siamo in un momento di transizione, stiamo passando da uno stato di, possiamo dire, anche di benessere, perlomeno noi che siamo la civiltà più evoluta, cioè l'America, l'Inghilterra, eccetera, ma anche l'Asia, per carità. Penso che sia un passaggio proprio in un'altra fase, e questo è il momento più difficile e non so quanto durerà. Io non so, intanto diciamo che ringraziamo il cielo che siamo ancora qui, che stiamo osservando, siamo partecipi, no? E anche osservatori, stiamo alla finestra, perché certamente ci sono tante cose che uno vorrebbe avere una risposta, no? Però le risposte bisogna aspettare. Un momento di transizione, di attesa, no? Per cui io penso che andrà senz'altro meglio, andremo senz'altro a rivedere le stelle. Dipende quanto saremo in grado di rendercene conto, però, secondo me, ma tornando squisitamente a livello musicale, direi che l'orizzonte è a diversi strati di certo. È come un tramonto, no? Non si sa mai bene se da che parte scomparirà la luce. Io dico, è difficile perché i livelli sono diversi. Io parlo da piccole etichette indipendente, per cui nel nostro caso la nicchia forse sta più attenta alla qualità della proposta. Credo che come posso dire, invece il grande pubblico abbia un'offerta completamente diversa da parte delle major o da parte dell'entertainment. La musica la vedo sempre meno impegnativa per chi ascolta e sempre più un fattore di evasione. Non che non ci fosse ovviamente anche negli anni 70, e negli anni 70 comunque la canzonetta c'era ed era sicuramente imperante, però era il gusto generale che forse era diverso. C'era anche una diversa volontà di scoprire le cose nuove, c'era un diverso atteggiamento anche sulle cose nuove. Che... Come dico sempre io, sempre meno Guccini, sempre più ricchi e poveri, che poi io
genovese li amo anche in un certo senso. Ma vedi Luca, il discorso è che ci sono momenti per una cosa e un momento per l'altra. Voglio dire, c'è il momento in cui io voglio riflettere e mi ascolto Guccini nell'esempio che fai tu. È il momento che sto andando in autostrada con la macchina, forse è meglio che mi distraga leggermente. Che poveri. O anche ballare, no? Cioè, la musica offre. La musica o era sacra o era da ballo, non è che ci fosse molta differenza. E spesso era entrambe le cose. Però voglio dire, adesso la stiamo facendo diventare prettamente un sottofondo, visto che tanto allora a quel punto tanto vale accendere l'aspirapolvere, perché tanto non si sente niente lo stesso. Per cui è un peccato. Bene, bene. Allora, io ringrazio questo sogno che mi si è realizzato di parlare con un principe della musica italiana, Tony Pagliuca. Ringrazio Vannuccio Zanella, che è stato tramite di questo incontro, e abbraccio tutti. Grazie a te, e arrivederci, a risentirci. Alla prossima, effettivamente. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.